c'era l'idea, c'è stata fino ad oggi, l'idea che il Partito Democratico non proponesse agli italiani di cambiare l'Italia, ma di difenderla così com'è. E questo paese è indifendibile. È così com'è, è indifendibile, va rovesciato dalle fondamenta. Allora, se la sinistra è cambiamento radicale, è redistribuzione della ricchezza, è pacifismo, perché, diciamo, è triste dirlo, ma fra Elly Schlein e Giorgia Meloni, sulla guerra, e soprattutto sulla guerra in Ucraina, insomma, sfido chiunque a distinguere delle dichiarazioni se si sbianchetta il nome. Allora, bisogna prendere atto che se la sinistra vuole abitare ancora il mondo, lo può fare solo su un progetto di cambiarlo dalle fondamenta al mondo e di cambiarlo a favore di chi è fuori e non di chi è dentro. La sinistra vincerebbe le elezioni non con i votanti di oggi, ma portando al voto, riportando al voto coloro che non votano, che è una categoria che si allarga. Io stesso, come dire, che sono dalla più tenera età appassionato di politica, come governo della cosa pubblica, come rappresentanza, come discorso pubblico, non so se andrò a votare alle prossime elezioni, so che andrò a votare no al referendum, se ci sarà il referendum sulla riforma, ma sulle elezioni non lo so nemmeno io. Allora, se siamo a questo punto, o Elly Schlein riesce a imprimere al Partito Democratico una straordinaria forza di rivoluzione, che naturalmente le farà perdere tutta l'ala bonacciniana, renziana, di, come dire, di aderenza al mondo così com'è e anche, diciamo, al mondo economico così com'è, fare come sono, oppure, come dire, non vedo prospettive. E credo che da questo punto di vista anche il Movimento 5 Stelle debba immaginare un cambio di passo, perché dal Movimento 5 Stelle del reddito di cittadinanza, che è stato l'ultima cosa di sinistra fatta in questo paese, da una forza che si dice non di destra e né di sinistra, ha ragione per certi versi, ma che ha fatto la cosa più di sinistra degli ultimi decenni, ci vorrebbe ora la capacità di rilanciare su un progetto non di contrasto a questo governo, di cambiamento dell'Italia, cioè alle persone va dato qualche buona ragione per andare a votare pensando che il voto cambi non la vita dei candidati, ma la vita dei votanti.